Buonasera a tutte e a tutti, ci siamo già ampiamente salutati, ma risalutiamoci. Innanzitutto voglio ringraziare Lorena e Gianandrea per essere riusciti a essere qui con noi stasera in un momento molto complicato per loro a Trieste, in cui gli arrivi richiedono un impegno, diciamo, perfino maggiore del solito, o di quello che era stato in alcune, insomma, nelle settimane precedenti. E in cui devono ancora una volta affrontare difficoltà, poi ce le racconteranno se vorranno più nel dettaglio loro, causate dall'ostilità con cui una parte del microfono aperto, sento un cane, con cui una parte della popolazione di Trieste, diciamo, vede la loro iniziativa, le loro azioni in piazza. Credo che appunto già dai tanti saluti scambiati mentre aspettavamo di cominciare, molti conoscono Lorena e Gianandrea. Lorena è una psicologa clinica, Gianandrea è un professore di storia e filosofia, tutti e due in pensione, hanno fondato l'associazione Linea d'Ombra e da diversi anni, prima a Pordenone, poi più intensamente con un impegno che è ormai quotidiano. E a volte non solo limitato a una parte della giornata, incontrano e accolgono le persone migranti che arrivano dalla rotta europea dei Balcani. Non è questo il primo incontro che loro hanno con la Libreria delle Donne. Sono state al Circolo della Rosa, Lorena è stata al Circolo della Rosa in un momento più fortunato di questo, per cui ha potuto essere in presenza, invitata nel novembre del 2016 dall'associazione Lucrezia Marinelli per presentare il film documentario Tutte le anime del mio corpo di Erika Rossi, con la stessa regista e Marina Santini, un film documentario girato nel 2015 tra Italia e Slovenia e basato sul diario che ha lo stesso titolo, che la madre di Lorena, Maria Antonietta Moro, ha scritto durante la Seconda Guerra Mondiale, che lei ha ritrovato dopo la sua morte, che è stato pubblicato nel 2014. Un viaggio, dico a proposito di questo libro e del film, come diceva lo stesso invito a quell'incontro, nella storia personale di una famiglia, nel rapporto intimo tra una mamma e una figlia, ma anche nella storia dell'Italia che seppe resistere nei rapporti con la Jugoslavia, in un passato che sembra lontanissimo, invece è poco più di ieri. Questo testo voglio ricordare, è ancora fortunatamente in distribuzione ed è possibile ordinarlo per chi non l'ha letto e fosse interessato ad averlo, online presso il canale della stessa libreria. Dopo questo incontro, ecco, non è stato solo questo incontro, anche la redazione del sito ha pubblicato più volte, in questi anni articoli, di diverse autrici, soprattutto, su di loro, sull'esperienza di Lorena e Gianandrea e di Linea d'Ombra. E quest'inverno anche un appello della stessa Lorena. Infine vorrei ricordare che tutte e due partecipano alla vita e agli incontri annuali della Rete delle Città Vicine e che i loro contributi in quel contesto si possono trovare in diversi numeri del periodico Autogestione Politica Prima che è edito da Verona. Io li ho conosciuti prima attraverso i loro tanti testi scritti da loro o su di loro, che sono stati pubblicati in questi anni da molte testate che pubblicano sui loro social media o su altri social media. Li ho visti e ascoltati in incontri webinar, tanti ce ne sono stati soprattutto in quest'ultimo periodo a cui hanno partecipato, di cui sono stati protagonisti, e più recentemente negli scambi che ho avuto personalmente con loro. Ho sentito subito molto vicina la loro pratica appunto di incontro e accoglienza delle persone migranti e che nelle loro stesse parole è una pratica politica di relazione di matrice femminile e materna fondata sulla cura a partire dai corpi. Non credo di avere bisogno di spiegare perché diciamo, queste parole con cui la nominano, sono per me molto, insomma, risuonano molto e appunto sono molto vicine.
Mi è sembrato importante tornare, discutere, trovarci per discutere a partire dalla loro esperienza di questo, cioè di questa pratica, in particolare in questo momento, non solo per la ricchezza e la fecondità di questa stessa loro esperienza, i molti spunti di riflessione che offre. Gli aspetti per cui per me e penso per altri è di grande ispirazione, ma anche per altri motivi, diciamo, più generali. Tra questi, in particolare, la centralità e l'importanza che la cura e le attività di cura hanno assunto nello spazio e nel discorso pubblico in quest'anno e poco più di pandemia. È un tema di cui si è parlato tante volte anche negli incontri organizzati insomma, ecco, su questa piattaforma in libreria, e perciò non mi sembra necessario tornarci più nel dettaglio. Credo che capiamo e sappiamo bene tutte e tutti a cosa mi riferisco, ma anche per il modo in cui l'idea della cura è stata in questi ultimi mesi, direi da quest'estate o dalla scorsa primavera, ripresa, prima scoperta, poi ripresa e come assunta anche in altri ambiti e da altri soggetti politici, e il modo in cui in quei contesti per me è stata reinterpretata. Così l'ho percepita io, insomma, snaturandola e neutralizzandola, cioè minimizzandone, quando non addirittura cancellandone la genealogia, il senso politico originario e la radicalità che ha come leva e paradigma per un vero cambio di civiltà. Allo stesso modo mi sembra sminuita e neutralizzata, almeno diciamo è una tendenza che c'è nel discorso pubblico e anche mainstreaming, la relazione materna, che in molti casi viene di questi tempi presentata da uomini, ma anche purtroppo da donne, come qualcosa di facilmente fungibile e sostituibile. E invece proprio a partire da e all'interno di questa relazione, la relazione materna che, come racconta nel capitolo introduttivo, il suo capitolo introduttivo A tutte le anime del mio corpo, il diario di sua madre Lorena spiega molto bene, ed è questo poi, diciamo, il punto da cui vorrei partire nel dialogo che avremo, è proprio in questa relazione che lei esplicitamente rintraccia l'origine del senso e del modo del suo stare al mondo, della sua passione politica, dell'amore per la giustizia, del suo lavoro e poi negli ultimi anni anche dell'incontro e della relazione con le persone migranti. Per cui partirei da qui, Lorena, e su questo punto interpellerei naturalmente anche Gian Andrea, chiedendogli di cominciare appunto a dirci che cos'è per lui questa relazione di cura, questa pratica che fanno quotidianamente e questo incontro con le persone migranti in arrivo dai confini orientali. Ma allora, hai messo al centro un sacco di questioni. Sicuramente la questione della cura è centrale, è assolutamente centrale, e vorrei dire è materna, ma materna nel senso di un pensiero, la cura è pensiero. E io vorrei anche rimettere al centro un'altra parola che spesso viene molto colpevolizzata, quella dell'amore. L'amore non è un sentimento, l'amore è pensiero per l'altro. Nell'incontro che noi abbiamo con i corpi, prima di tutto nella pratica di strada, prima di tutto vengono i corpi, sono corpi di dolore, sono corpi feriti. Sono corpi disumanizzati, sono corpi che vengono, si potrebbe dire, dal nulla, corpi non degni di esistere. Allora, un approccio che metta in scena un pensiero che io lo considero
un pensiero di amore, perché è proprio un pensiero verso l'altro, innanzitutto risoggettivizza questa persona che è stata disumanizzata. Esattamente, adesso per fare un paragone molto radicale, esattamente come fa una mamma, una madre, quando mette al mondo un bambino, affinché non sia soltanto un suo prodotto organico, lo deve umanizzare. E quello che noi facciamo nella pratica di strada è proprio questa riumanizzazione di chi è stato spogliato completamente della sua identità, tant'è che questi ragazzi hanno 10 nickname, e non si sa esattamente chi siano e non ha assolutamente nessuna importanza. Quello che conta è costruire una relazione che sia di fiducia. Per fare questo occorre tessere un legame, non è una cosa facile. Il legame può avvenire non attraverso le parole, perché già le parole trasformano molto, no? Già sono concetti le parole. Avviene proprio attraverso la possibilità di toccare questi corpi, di curarli, poi anche ovviamente di vestirli, di assistere, bla bla bla, sicuramente. E su questo c'è tanta confusione, perché curare i piedi di una persona, i piedi di un migrante, a questo ovviamente che mi riferisco, anche se poi nella piazza del mondo, come io la chiamo, abbiamo tutti gli homeless che sono assolutamente invidiosi del fatto che curiamo i piedi ai migranti, e allora vengono lì a portare anche i loro piedi, che sono piedi perfetti, però insomma poi curiamo anche i loro piedi, cioè curiamo, metto una cremina anche i loro piedi, così, e così si sentono in un qualche modo risoggettivizzati anche loro. Quindi l'incontro è innanzitutto con questi corpi, ed è una pratica molto radicale che viene confusa con qualcosa di sacrificale, di femminile, di assistenziale. Invece io lo considero, scusatemi la presunzione, io lo considero un gesto radicale. Mi piacerebbe dire rivoluzionario, ma capisco che è una grande pretesa, però sicuramente radicale, perché tocca la radice della vita. E quando io ho iniziato a curare i piedi dei migranti, ed era il 2018 quando siamo arrivati qua a Trieste, in verità io non sapevo quello che facevo. Andavo incontro a queste persone cercando di portare me stessa, di creare una relazione, di curarli, ma in verità non sapevo quello che facevo. E chi ha dato parole a questa mia pratica di cura dei piedi è stata la sorella di padre Dall'Oglio, che in una frase semplicissima mi ha fatto capire quello che stavo facendo, e lei ha scritto, questa sorella di padre Dall'Oglio, di fatto ha scritto quasi un trattato di psicanalisi in due parole, perché ha detto che curare la parte più bassa la parte più bassa di una persona e sostenere, no, la parte più bassa del corpo e sostenere l'intera persona. In effetti è vero, perché i piedi, no? Curare i piedi, toccare i piedi, è un gesto talmente primitivo, talmente al limite dell'origine della vita, che trasmettere una cura attraverso questa sensazione tattile di cura crea, adesso io parlo del migrante ovviamente, non del neonato, crea nel migrante la sensazione di esistere, di valere, di avere un valore per qualcuno. E ricordo che Freud... Lorena, sì? Scusa, se vuoi, visto che appunto tu stai parlando di questa pratica, Silvia ha preparato una presentazione con delle foto che la fanno vedere, per
ed è l'impatto oltre delle parole anche di queste immagini, secondo me è importante. Se tu vuoi, adesso faccio partire la presentazione così puoi commentare le foto perché si vede il luogo e si vede questa tua pratica di cura che stai descrivendo a parole. Va bene, per me va bene. Aspettate un attimo. Ecco, questa è la Piazza del Mondo, è Piazza Libertà, davanti alla stazione di Trieste, in una giornata in cui c'è una certa quantità di arrivi dalla rotta balcanica. Questo è il mio carrettino verde, il carrettino della cura, che è pieno di bende, di pomate. Eccolo qua, il mio carrettino della cura. La statua sullo sfondo della statua di Elisabetta d'Austria. Sì. Ecco, noi siamo lì tutti i giorni, Queste sono tranne. foto recentissime, poi. Adesso magari qua non si vede bene, ma i piedi di questi ragazzi sono assolutamente rovinati. Sono chiamati piedi da trincea perché sono lessati dentro le scarpe. Hanno passato 15 giorni di cammino attraverso montagne, salite verticali nelle montagne e discese altrettanto verticali dentro scarpe assolutamente inadatte in cui sguazzano. Qua eravamo la settimana scorsa che abbiamo avuto 60 arrivi in una giornata e pioveva a dirotto e ci siamo messi lungo il marciapiede della stazione, in fondo, dove i buoni cittadini triestini portano i cani a pisciare e a cagare, ma è l'unico posto che ci avevano concesso, però poi alle 8 di sera ci hanno mandato la polizia e ci hanno intimato di non rimettere più piede in questa parte del marciapiede perché è proprietà privata delle Ferrovie dello Stato e perché i cittadini protestano e ritengono indegno questo spettacolo. Queste sono delle scarpe accumulate. Ecco, questi sono i ragazzi affamati, tenete conto che sono 4-5 giorni che non mangiano, quindi quando arrivano sono affamati, ma tanti hanno anche disturbi gastrointestinali perché hanno mangiato la neve per nutrirsi, quindi hanno il ventre gelato con vari problemi di diarrea, di dissenteria. E hanno mangiato foglie e tutto questo, insomma, procura dei disturbi, insomma, possono essere anche importanti. Ecco, sempre scene di cura. I piedi sono piagatissimi, quindi niente, li curiamo. Questa è Del un'immagine game, nel del viaggio. game, del viaggio, come vedete anche i bambini, purtroppo, bambini senza infanzia, perché bisogna dirlo, questi bambini sono senza infanzia, molti di loro sono nati nei campi soprattutto della Turchia e della Grecia, perché noi li vediamo qua, ma il loro viaggio è iniziato anni fa, è iniziato anche 3-4 anni fa. Non so che foto sia, ma comunque sicuramente la foto di un campo. Un campo in Bosnia, insomma, di uno Chissà. Ecco, squat, cioè di un campo libero. questo invece è mamma Zemira, è la signora Zemira. In fondo ci siamo noi che stiamo andando nella jungle, in una postazione di tende.
dove si sono appunto riparati dei ragazzi che vivono in questi teli di plastica. Questo nel febbraio di quest'anno, nei dintorni di Bihać, in cantone Unasana, Bosnia. Ecco, c'erano 12 persone in queste due tende. Erano tutti afghani e fra loro c'erano dei ragazzi respinti, respinti da Trieste. E, dire respinti non rende. Sono stati deportati da Trieste, in particolare Bilal, un ragazzo afghano con la gola tagliata dai talebani. No, aspetta un attimo, torniamo se puoi un attimo indietro, in quella precedente. In una di queste tende viveva appunto Bilal, che era arrivato a Trieste. La polizia lo ha prelevato dal centro della città e lo ha rimandato in Slovenia, e la Slovenia lo ha ricacciato in Croazia, che lo ha massacrato di botte, e lo ha rimandato in Bosnia. E questa è in violazione assoluta di tutte le norme internazionali, del diritto di chiedere asilo, del diritto internazionale. E poi soprattutto le deportazioni che hanno caratterizzato tutti questi i mesi dell'anno scorso sono avvenute senza alcun tipo di certificazione. Se voi ci pensate, noi quando prendiamo una multa abbiamo tutta una serie di scartoffie, di carte per una semplicissima multa. Per un respingimento non c'è assolutamente traccia dell'identità di questa persona, di chi viene respinta. E questo è una volontà molto precisa di rendere inesistente questa persona e soprattutto di non lasciare assolutamente traccia di una violazione che la legge ha compiuto, in violazione della legge. Qua invece siamo a Velika Kladuša, un capannone dove vivevano centinaia di persone, in cui poi è entrata la polizia, ha dato fuoco a tutto e quindi c'è stata un'ulteriore distruzione, un ulteriore tra l'altro inquinamento pazzesco, perché era pieno di plastiche dell'atmosfera di Velika Kladuša, e in questo capannone comunque sono tornati a vivere molti ragazzi, e noi a febbraio eravamo lì con loro. Questo invece è Bihać. Non pensionari, un ex pensionato, cioè un rudere. Un posto terribile comunque. Qua si vede qualcosa ma non rende bene. E vivevano ovviamente con temperature sotto zero. E per riscaldarsi poi bruciano soprattutto la plastica, perché la legna è bagnata. E questo invece si riferisce alla fotografia che ci è stata scattata il giorno in cui abbiamo portato la famiglia di Sirius in ICS, che è il centro di accoglienza, di prima accoglienza qui a Trieste, gestita, il cui direttore è il dottor Gianfranco Schiavone. E per aver accolto questa famiglia, Gian Andrea Franchi è stato incriminato e indagato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ecco, avevamo accolto il papà, la mamma e questi due bambini che erano arrivati una notte di cos'era? Di giugno? Luglio del 19. Ecco, una notte così, erano arrivati, il giorno dopo si sono presentati a casa nostra, avevano il mio numero perché eravamo stati da poco in Bosnia, quindi gliel'avevamo lasciato se fossero arrivati a Trieste, e li abbiamo accolti per una notte. Due notti, sono stati aiutati anche a prelevare dei soldi che un fratello ha mandato dalla Germania al signor Sirius.
E per questo Andrei è stato incriminato, la sua incriminazione è stata aggravata dal fatto che ha ritirato questi soldi, e quindi c'è l'aggravante dello scopo di lucro. Tra l'altro ho saputo che c'è in questa inchiesta c'è anche l'antimafia dentro, e temo che adesso il tutto verrà spostato alla Procura di Bologna, quindi all'interno di una cosa molto più grande ancora, per cui mi sa che passerò il resto della mia vita dentro questo profilo giudiziario. Ecco, dopo questo ci fermiamo, Laura. Scusate, ho fermato qui la proiezione, mancano solamente due slide, una l'avete intravista e l'altra invece la vediamo più tardi, perché sono legate a un'iniziativa recente che hanno lanciato Lorena e Gianandrea, un ponte di corpi di cui parliamo più avanti, le vediamo dopo. Lorena, se vuoi continuare, Gianandrea, se vuoi. Ma provo un attimo a terminare, anche se mi è difficile riprendere il filo che era stato interrotto. Io volevo dire questo, che la cura del corpo, la cura dei piedi può generare appunto la confusione di essere un gesto assistenziale, mentre nelle mie intenzioni è un gesto assolutamente radicale che ha a che fare con le origini. Quindi proprio in questo stare nella soglia tra la morte e la vita, chi arriva dalla rotta balcanica è un sopravvissuto, poteva benissimo morire, infatti tantissimi sono i morti, quindi poteva benissimo morire, è arrivato e trova delle mani, trova un'accoglienza, trova soprattutto un pensiero nei suoi confronti, che è appunto un pensiero di riconoscimento dell'altro. E vorrei anche aggiungere anche un pensiero che ha a che fare con la riparazione, perché in questo gesto c'è tutta la gratuità, anzi siamo noi, sono io che ricevo moltissimo da questi migranti, che non sono assolutamente delle vittime, vorrei precisare anche questo, ma sono persone assolutamente protagoniste della loro vita e che riescono a trasmettere una capacità vitale che ha qualcosa di assolutamente incredibile. Parlare di resilienza è un concetto, ma vivendolo corpo a corpo invece si sente proprio come queste persone sono proiettate nella vita avendo avuto l'esperienza della morte. E parlo quindi anche di riparazione, perché credo che tutti noi abbiamo un debito di amore con la vita, proprio perché abbiamo questo dono della vita e soprattutto nella pratica di strada la riceviamo veramente da queste persone che hanno vissuto un'esperienza estrema. Lascerei la parola a te, Andrea. Sì, le cose da dire sarebbero tante, così complesse, che non è facile cominciare. Devo dire che questa esperienza, che appare così modesta, piccola, tanto più rispetto alla grandezza della crisi di cui questi migranti sono il segno concreto, e come se avessi imparato a far politica solo adesso, a 80 anni, dopo averla fatta per tutta la vita. Per tutta la vita io ho fatto politica nel sociale, da cominciare dalla fine degli anni 60. Partivo però da un progetto, da un pensiero, da una lettura. Adesso invece ho imparato, grazie a Lorena, di cui sono allievo in certa misura. Ma cosa mi prendi in giro? Lasciami dire. Ho imparato invece che c'è un modo di fare politica molto più radicale, molto più concreto, che parte proprio dal corpo e dalle emozioni.
E attraverso questo fare si riesce ad entrare in un contatto veramente profondo con le persone che si incontrano, che sono persone umiliate, offese, persone che sono considerate proprio istituzionalmente non persone, che sono prive di identità, che sono fantasmi. E questo loro carattere fantasmatico noi l'abbiamo visto, toccato con mano, cioè non è una metafora. Ad esempio, un ragazzo che una volta abbiamo visto lungo la strada, in pieno centro di Trieste, con la camicia dell'ospedale e con i piedi fasciati, che stava lì lungo la strada e le persone lo scansavano leggermente, dando un'occhiata di traverso, e passavano avanti. Questo ragazzo, che era stato depositato dalla questura dopo essere stato portato in ospedale e poi restituito dall'ospedale dopo le cure indispensabili per non farlo morire, la questura, una volta che aveva finito le sue pratiche, cioè lo aveva identificato, e lo aveva mandato fuori, e insomma il ragazzo non poteva camminare, era seduto sul marciapiede davanti alla questura. E le persone passavano, sfilavano, poi noi siamo passati anche noi di lì, l'abbiamo preso, l'abbiamo aiutato, insomma abbiamo iniziato una pratica con questo ragazzo. Ma quindi letteralmente queste sono persone che non esistono e nello stesso tempo sono portatori di una volontà, di un'energia incredibile. Io ho ricevuto, ma anche Lorena, che pure ha dato più di me a loro, abbiamo ricevuto molto di più di quello che abbiamo dato. È come se noi andassimo tutti i giorni nel piazzale della stazione di Trieste per ricevere dei doni, piuttosto che per dare delle cose, perché hanno una volontà di vivere, un desiderio di vivere che li porta letteralmente a mettere in gioco la loro vita tutti i giorni. Il loro viaggio lo chiamano game, gioco, che vuol dire però mettere in gioco se stessi. E chi mette in gioco se stesso per andare dove? Una volta un ragazzo, una mia precisa domanda l'estate scorsa, ma tu dove vuoi andare? Mi ha risposto in maniera magnifica: io non voglio andare in un posto o in un altro, in Germania piuttosto che in Olanda, voglio andare in un posto dove possa essere rispettato, dove la mia vita sia degna di essere vissuta. In questo lo aggiungo io, ma è chiaro che è il concetto. Ora, una risposta del genere, una risposta così profondamente politica, umana e filosofica, io non l'avevo mai trovata in vita mia, da una persona che non riusciva nemmeno a camminare perché aveva i piedi piegati. Si tratta quindi di un'esperienza politica veramente radicale che noi abbiamo cominciato a fare nel 2015 e che all'inizio, molto meno per Lorena, ma molto per me, non capivo bene di che cosa fosse. Ero in uno stato di confusione, perché incontrare una persona che per prima cosa ti dice: guarda che ho fame, dammi da mangiare, oppure che ti dice: guarda, ho i piedi piegati, non posso camminare, aiutami, fammi qualcosa, mi metteva in uno stato di confusione. Mi dicevo: io non sono un prete, no? Cosa vado a dare da mangiare agli affamati? Non è questo il mio compito è di fare politica. Poi dopo un po' ho capito che bisognava fare politica in questo modo, partendo dal corpo, partendo dai bisogni fondamentali, e attraverso questi raggiungere il desiderio, attraverso questi entrare in un contatto con queste persone di cultura diversa, con cui quindi era molto difficile entrare in contatto, ma partendo dai bisogni elementari si riusciva veramente ad entrare in contatto oltre alle barriere culturali e veniva fuori, come dire, una condizione umana, mi verrebbe da dire universale, se questa parola fosse ormai diventata troppo ambigua, ma si entrava veramente in un contatto politico con questa persona, cioè al di là delle differenze culturali, proprio perché c'era questa radicalità nella situazione in cui li si incontrava. Ho fame, sono ferito, ho la ferita infetta, se non mi aiuti muoio. A questo livello veramente puoi cominciare a fare politica in una maniera veramente radicale, e quindi si può anche dire, con qualche virgoletta, forse veramente rivoluzionaria. E in questo senso la cura del corpo è veramente una forma di pensiero
molto più radicale di qualunque proposizione ideologica, la quale può anche venire dopo, naturalmente, perché poi alla fine scrivi, pensi, elabori. Però partendo da questo nucleo di verità, vorrei dire, di verità umana, che però è un'esperienza diretta, è un'esperienza immediata, qualcosa anche per me molto difficile, perché per me è difficile rapportarmi a un corpo malato, a un corpo affamato. Non ho l'attitudine che, per esempio, può avere Lorena, perché è una donna e quindi viene da una storia in cui, appunto, è stata delegata dalla condizione umana in cui il maschio ha delegato alla donna l'attività di cura, e quindi storicamente la donna è più portata a fare queste cose, dico storicamente, geneticamente. Mentre per me è stato veramente difficile entrare in questo tipo di contatto, anche se io tuttora non riesco a fare cura dei piedi, non la faccio, io do da mangiare, do vestiti, faccio queste cose qui, cerco di parlare, ma la cura dei piedi non riesco a farla, ma insomma non ho neanche l'abilità per poter fare questa cosa. Però è stata un'esperienza veramente, alla mia età, sono felice di poter dire questo, che è un'età in cui di solito la vita si tende a dismettere, si tende a ritirare. Io invece ho avuto la grande fortuna, e questo lo devo in gran parte a Lorena, di andare oltre a 80 anni quella che era la mia esperienza storica, di varcare una soglia, di andare più in là. E questo anche mi mette sicuramente in grado di morire più serenamente. Beh, insomma, lo devi a te stesso, non a me. Ecco, tu hai parlato e anche scritto di questa apertura di un varco, no? Di un salto oltre l'ostacolo, di un incontro e una pratica che mostra un possibile, ripeto le tue parole. E Lorena, di un incontro che è un dono nel senso di un reciproco riconoscimento e di un che ha entrambi i soggetti coinvolti da molto e che dicevi tu, scrivevi tu, è basato sulla fiducia o costruisce, apre una fiducia. La maggior parte, per non dire quasi tutti, da quel che so, delle persone, dei migranti che voi incontrate, che passano da Trieste, arrivando nel modo in cui arrivano, che avete descritto dalla rotta balcanica, sono uomini o giovani uomini, spesso molto molto giovani, minorenni, da soli, e in moltissimi casi di cultura musulmana, islamica. Una cosa che mi aveva colpito è che, ma vorrei che la riprendessi tu se vuoi, è come di questa fiducia, come in questo incontro fiducioso e di affidamento, anche tutta una serie di, diciamo, difficoltà o resistenze legate a questa cultura vengono superate. Il fatto di farsi toccare dalle mani di una donna, eccetera. Se vuoi... Ti riferisci a me o a Andrea? No, Alberta, dei piedi. Ma innanzitutto è una difficoltà che viene facilmente superata, perché la necessità è talmente grande che quasi non si pone il problema. Cioè, o questi ragazzi hanno i piedi per poter camminare o sono completamente bloccati. Bloccati, non possono andare da nessuna parte. Inoltre, con i piedi piegati e senza scarpe, non fanno più un passo e rischiano anzi di essere presi, intercettati, di essere deportati, anche se adesso si dice che non si fa più, ma grande punto interrogativo comunque. Quindi comunque il problema non esiste. Semmai la cosa più bella e originale che di tutta questa mia esperienza è il fatto che molti ragazzi mi chiedono di parlare con le loro madri, con le loro sorelle o madri, insomma,
con queste persone che hanno mandato loro in salvezza, magari anche vendendo l'ultima mucca, l'ultima pecora, l'ultimo bene della propria casa, per cui questi ragazzi veramente vivono con un debito a vita che li inchioderà per sempre, perché questa è la loro colpa, e la colpa innanzitutto di essere dei sopravvissuti alla rotta balcanica, di essere sopravvissuti alla morte di tantissimi loro compagni che hanno visto morire nelle montagne dell'Iran, nelle montagne della Turchia, a Lesbo, nel campo di Moria, che li hanno visti morire nei fiumi della Bosnia. Hanno la colpa del sopravvissuto e hanno la colpa di essere poi vivi, perché essere vivi per loro significa pagare un debito che non avranno forse mai la fortuna di riuscire a pagare interamente alle loro famiglie. Allora, la prima cosa che mi chiedono è quella di parlare con le loro madri. Ovviamente non hanno i telefoni, mi chiedono il telefono e così chiamiamo le loro madri o a volte sorelle, insomma, che rispondono al telefono, e questo è un contatto assolutamente straordinario, veramente un contatto straordinario, il contatto con le madri di un altro mondo che io non conosco assolutamente. Ho sempre un senso di stupore, di meraviglia. Io qua nella piazza del mondo che parlo con una madre lontanissima nell'Afghanistan che non so neanche che esista, e vedo il suo volto tutto ovviamente bardato, velato, e ci scambiamo pochissime parole perché lei non conosce l'inglese, però vede che suo figlio è salvo. Lei pensa che sia nelle mie mani, ma insomma vede una donna, cioè vede, ed è questo il senso della cura, vede il testimone. Cioè la cura che cos'è? È testimonianza dell'esistenza dell'altro. Questa è la cosa, questo è il contenuto politico della cura. Essere testimoni della vita dell'altro, poter dire, raccontare che cos'è successo all'altro, ma soprattutto poter dire semplicemente: tu esisti, tu sei vivo. Ma provate a pensare che cos'è per una madre, che magari loro non sentono da mesi o non sentono da settimane, o sono vissute nell'angoscia che questo ragazzo è partito per il game e non sanno se è vivo o se è morto. Ritrovarlo accanto ad un volto femminile che incarna la maternità, senza nulla togliere anche agli uomini, ovviamente, perché qua insomma bisogna sempre stare attenti a tutte le cose, ma insomma, ma vedere il volto di un'altra madre, e che questi ragazzi ovviamente chiamano mom, you are my mom, no? E per questa madre di un mondo lontanissimo, rivedere il loro figlio che è vivo. Cioè, a me viene un colpo apoplettico ogni volta, e faccio del mio meglio per superare questo imbarazzo, che però mi sono resa conto che è un ponte. E ho nominato il ponte dei corpi. Ho dato il nome a un ponte di corpi perché questo è il legame che mi lega alle madri di un altro mondo che io neanche conosco, che non so chi siano, ma che hanno riconosciuto che c'è un legame fra loro di un altro mondo e me di questo mondo. Cioè c'è un ponte fra questi due mondi. C'è soprattutto una storia che mi intriga moltissimo in questo periodo, ed è la storia di una madre tunisina che ha perso, non si sa se l'ha perso, non può fare il lutto, è la cosa più terribile non poter seppellire un corpo, e che ha perso suo figlio che era in un peschereccio che è arrivato in Sicilia, e
questo per Scareccio è stato sequestrato, tutti quanti Bull sono stati arrestati per traffico probabilmente di migranti, perché avevano trasportato alcuni migranti, forse li avevano salvati in mare, chissà, io non voglio entrare in questi dettagli. Comunque questo ragazzo che è partito da Tunisi e che era dentro questo barcone è sparito, completamente sparito. Non si sa se è stato ucciso, se si è gettato in mare, non si sa assolutamente cosa è successo. Io devo molto alle carovane migranti, a Patrizia e come si chiama suo marito? Gianfranco Crua. E a Gianfranco Crua, perché mi hanno aperto assolutamente un mondo. Io Carovane Migranti la conoscevo soltanto per concetto, per nome, ma ho capito il lavoro preziosissimo che stanno facendo. Cioè loro hanno un legame con tutte queste madri e io mi sono... Con l'americano sì, ma anche con le madri tunisine, anche con le madri marocchine, e io niente, mi sono inserita con questa mia madre che sto seguendo da molto tempo, che la sto confortando, e la cosa più terribile, vi ripeto, per una madre è non poter seppellire il corpo del proprio figlio. Soprattutto per una madre islamica, in cui la cerimonia della sepoltura ha un valore fondamentale che qui da noi ha perso parecchio. Ecco, per cui il fantasma è il fantasma di una persona che non si può seppellire, è veramente molto molto persecutorio, non ci può essere pace. Poter seppellire un corpo almeno è poter dare una tomba, poter andare... E virtualmente anche in quella tomba, anche se nel mare, poter pregare, poter dire una prece, e poter mettere l'anima in pace, così è una follia. Il dolore quando è estremo è veramente una follia. E, ecco, conoscere queste cose è un'esperienza per me unica, veramente unica. E anch'io ho una certa età, e veramente credo che i migranti e soprattutto il dolore di queste madri mi ha insegnato tantissimo. Io imparo da loro, la strada è la mia più grande maestra, come lo sono stati i bambini o i miei pazienti durante la mia attività professionale, che io ho sempre imparato da loro. Penso di aver avuto poco da dare, ho imparato da loro, ma non ho mai avuto un'esperienza così arricchente, così preziosa, così forte, proprio da darmi la passione di resistere da 5 anni, 6 anni, siamo dal 2015, in strada ogni sera, tranne rarissime eccezioni, ecco, veramente rare eccezioni. Non siamo neanche più capaci di fare vacanze, perché ormai le vacanze ci sembrano una cosa, un altro mondo, un mondo talmente altro, superfluo, proprio vacuo, al di là di quella che è la realtà. Siamo talmente dentro questa realtà che ci appassiona. E, ecco. Basta, perché sto parlando troppo. Sì, io ti chiedo solo un'ultima cosa, poi vorrei lasciare spazio alla discussione, agli scambi, a domande. Sono già le 9:30. Hai parlato di un ponte di corpi, già ne hai detto qualcosa sul sito della libreria. Abbiamo pubblicato il testo di invito della cartina verde a costruire questo ponte di corpi. Precedentemente, o quasi in coincidenza, c'era stato un altro invito a costruire una rete di donne e di uomini, di persone o già impegnate o comunque interessate a questa relazione con le persone migranti, e a costruire una rete, una relazione, uno scambio di esperienze e anche
d'invenzione di iniziative comuni. Il Ponte dei Corpi è stato un, diciamo, si è svolto in tante città in Italia e in diversi paesi europei con delle iniziative diverse a seconda dei luoghi, tutte accomunate comunque dall'essere nello spazio pubblico e quindi di nuovo mettendo in gioco i propri corpi. E però è stato anche un viaggio che alcuni hanno compiuto da Trieste fino al confine, giusto? Questo dei viaggi è un altro pezzo, diciamo, della vostra pratica di incontro e di solidarietà con le persone migranti. Voi per tanto tempo, finché non sono arrivate le restrizioni dovute al Covid, siete andati periodicamente oltre il confine, avete, diciamo, stabilito relazioni non solo appunto con le persone che transitano, ma anche con altri gruppi che sono sul posto e fanno appunto attività di relazione, di solidarietà. Se volete dirne qualcosa, poi io aprirei alle domande. Tra l'altro, in questo senso c'è anche in prospettiva una nuova iniziativa, no? Una carovana che, se tutto va bene con le restrizioni, soprattutto quelle dovute ai vincoli che pone il rientro da altri paesi, no? Quindi la necessità di stare in quarantena, che rende le cose piuttosto difficili, una nuova carovana che attraverserà questi confini per giugno, se adesso è in costruzione, mi sembra, no? Quindi, però si parlava di inizio giugno, metà giugno. Se volete appunto dire qualcosa anche di questa esperienza di viaggio andando incontro voi a loro, andando nei posti dove stanno, intanto che cercano di raggiungere l'Italia o altri paesi europei. Sì, senz'altro. Comincio dall'ultima cosa. Noi sabato prossimo andremo a Padova, dove ci sarà un incontro finalmente in presenza, faccia a faccia, corpo di fronte a corpo, proprio per parlare di questa iniziativa a cui tu accennavi adesso, cioè questa carovana di macchine, non solo italiana, ma anche europea, che il 20 giugno, che è la giornata del migrante, andrà fino al confine di Maljevac con la Bosnia, per manifestare la necessità di superare questa politica che bisogna francamente dire omicida, assassina dell'Europa, che è una politica di campi, come se la costruzione di campi, prima nel mondo coloniale, poi con il nazismo in Europa e adesso di nuovo in Europa e altrove, fosse radicato, e io credo che sia così in realtà, radicato nel DNA storico dell'Europa, da Colombo in poi. L'Europa, la potenza dell'Europa, è nata così, è nata come potenza coloniale. Faremo questa manifestazione che verrà dopo quella di Ponte dei Corpi, che però va vista come un momento di un percorso che vogliamo fare, che comprenderà anche la Bosnia, un percorso appunto di protesta, di azione contro i confini e di costruzione di rapporti sia con i migranti che anche che con le popolazioni nei cui paesi i migranti sono costretti a stare, in primis la Bosnia. E qui vengo alla prima parte della tua domanda. Noi siamo andati in Bosnia 19 volte e ci ritorneremo per la 20ª volta, probabilmente la prossima settimana, per conoscere questo paese che è come un cuneo dentro la Croazia, proprio fisicamente, il cantone di Unassana, che è il cantone più occidentale della Bosnia, è proprio come un cuneo nel corpo della Croazia, dove i migranti vanno ad accumularsi, diciamo, perché la Croazia si è assunta, lautamente pagata peraltro dall'Europa, il compito di essere la frontiera, proprio anche mi dà l'idea il muro, nel senso feudale del termine. Io quando penso alla Croazia vedo proprio un muro di filo spinato con al di là delle figure nere che guardano armate fino ai denti. E sappiamo tutti
come la polizia croata agisce nei confronti dei migranti. Noi tra l'altro abbiamo toccato letteralmente con mano i segni delle torture, dei morsi di cani, delle frustate, delle bastonate, insomma, e delle umiliazioni profonde, come spogliare questi ragazzi o imprimere su di loro con della vernice rossa delle croci. È proprio il tentativo di annullare la dignità di una persona, il discorso che facevo prima, di che quel ragazzo mi diceva voglio andare in un luogo dove possa essere rispettato. Ecco, la polizia croata agisce proprio in senso contrario, per annullare la dignità della persona, e questo è forse anche peggio dell'omicidio fisico. Andando in Croazia per tutto questo tempo, dal primo giugno del 18 fino ad oggi, ci ha permesso di vedere... In Bosnia, fino ad oggi ci ha permesso di vedere i cambiamenti che ci sono stati e di vedere che per esempio nell'estate del 2018 la popolazione bosniaca, che è una popolazione particolare che esce da una guerra terribile, da una delle peggiori guerre civili che ci siano mai state, è una popolazione di cultura islamica, è una popolazione poverissima, è una popolazione essa stessa di migranti e di profughi. La Bosnia è uno stato non stato, per così dire, non a caso c'è un alto commissario europeo, è divisa in 10 cantoni, ognuno dei quali ha una grandissima autonomia, il governo centrale è un governo estremamente debole. Inoltre sappiamo che nella Bosnia c'è anche la Repubblica Serbska, c'è la Repubblica Serbska, poi la Federazione Bosniaca e poi c'è anche una forte percentuale di croati cattolici. Quindi abbiamo tre culture, l'una contro l'altra armata, che si sono massacrate fino a non molti anni fa. Le cittadine bosniache hanno ancora nei loro muri e nella psiche delle persone che hanno da 40 anni in su le tracce di questa guerra terribile. Adesso invece la popolazione bosniaca è ostile nei confronti dei migranti, perché dopo questi anni in cui non è stato fatto nulla, in cui si sono creati dei campi, in cui c'è questa popolazione migrante che si aggira qua e là senza, avendo come unica prospettiva quella di scappare, di venire in Europa, di attraversare appunto la Croazia e poi la Slovenia. Inoltre, naturalmente, ci sono stati danni al turismo, danni al piccolo commercio, quindi si è creata un'ostilità. E questo è proprio una cosa che all'inizio non c'era, che è venuta fuori proprio dal tipo europeo di gestione politica. È molto noi andiamo in Bosnia anche per cercare di costruire dei rapporti con la popolazione locale, perché non si riuscirà ad agire decentemente con i migranti che sono in Bosnia fino a che non si costruirà un rapporto con le popolazioni locali. Purtroppo la politica europea, e sul terreno questo lo si vede benissimo, è esclusivamente una politica di campi. Adesso stanno costruendo il grande campo di Lipa, che conterrà dalle 6 a 7 mila persone, un campo isolato, lontano dalle città, in montagna, quindi nelle condizioni più deprivate possibili. E ci si chiede, ma che senso ha una politica del genere? Beh, questo fa capire una cosa però, che chi comanda in Europa non sono le istituzioni europee, non sono nemmeno gli stati, è l'economia. E l'economia è indifferente agli esseri umani. L'economia vuole produrre, vuole vendere e non gliene frega nient'altro. Ci sono decine di migliaia di morti nel Mediterraneo, mare turistico, no? In cui tutti andiamo a fare il bagno. È una tomba il Mediterraneo, facciamo il bagno in una tomba. Draghi è stato recentemente in quel luogo orrendo che è diventato la Libia, vale a dire un conflitto permanente di tribù, l'una contro l'altra armata, che utilizzano i migranti come merce di scambio, li violentano, li stuprano, li vendono come schiavi. E noi, l'Italia ha speso più di un miliardo di euro, non è uno scherzo per un paese come l'Italia, che non è uno dei più ricchi del mondo, da dare a chi? Alla Libia. A chi è la Libia? La Libia sono queste comunità in lotta tra di loro una volta distrutto lo Stato gheddafiano. Quindi andando sul terreno, parlando con i migranti, guardando la situazione,
Si vede che la politica dell'Europa nei confronti delle migrazioni è una politica criminale, semplicemente. È una politica criminale, una politica di morte. E questo bisogna dirlo. Bisogna dirlo. La gentile signora Ursula è in realtà in testa ad una politica di morte. Quindi è importante andare in Bosnia, è importante prendere contatti con questa gente, conoscere i migranti e conoscere la popolazione bosniaca. Noi andiamo là con del denaro che otteniamo attraverso donazioni, con i quali cerchiamo di prendere il necessario, di comprare un imposto, quindi creando anche una piccola attività economica, ciò che è necessario ai migranti che sono fuori nei campi. Quelli che vivono, abbiamo visto anche le foto, nei cosiddetti squat, quindi fabbriche abbandonate di cui la Bosnia è piena, case abbandonate di cui la Bosnia è piena, oppure nella cosiddetta jungle, nei boschi, queste tende precarie, e sono migliaia le persone che vivono così, e vivono meglio di quelle nei campi, perché noi abbiamo visto in queste tende. E avete visto prima quelle foto invernali, no? Lì c'erano almeno 10 gradi sotto zero, la neve alta quasi un metro, e questi ragazzi vivevano in queste tendine di plastica estremamente, estremamente fragili, eppure lì c'era un senso di vitalità intorno al fuoco, parlavano, ridevano, comunicavano con noi. Invece nei campi, entrando nei campi, quando c'era il campo Bira, per esempio, che adesso hanno chiuso, che era un'enorme fabbrica, dove dentro erano tenuti questi ragazzi, sembravano dei fantasmi, in questi enormi capannoni semibui, si aggiravano queste persone senza aver nulla da fare, con queste lunghissime file per i momenti del cibo. Ecco, quindi è importante andare in Bosnia anche per capire che cos'è l'Europa. In Bosnia si vede la verità dell'Europa. Quella verità che le parole melliflue, questi personaggi che parlano alla televisione, nascondono. In alcuni luoghi anche in Grecia, dico, per mia esperienza. Sarebbe anche la Grecia, che è anche peggio, anche peggio. Non saprei, la graduatoria è difficile. A proposito di Grecia, apriamo, scusate, prima, un attimo, proprio un secondo, prima di aprire il la discussione, vorrei, vedo una mia amica greca, giusto appunto, per cui vorrei salutarla. Ciao Eleni. E apriamo la discussione. Qualcuno vuole cominciare? Beh, io volevo chiedere come ha reagito la città di Trieste, che tipo di reazioni, che collegamenti ci sono con gli altri cittadini, come si è creato, diciamo, questa associazione che voi avete fatto. Ecco. C'è anche Giovanna che vuole intervenire, prendiamo qualche intervento. Vai Giovanna. Io volevo chiedere se avete incontrato anche le donne, visto il luogo dove siamo, e che tipo di relazione con loro e come si trovano loro in questa drammatica situazione. Dici in Bosnia? Le donne, o donne migranti? No, donne no, migranti. Anche sulla strada. Cioè le donne, sì, migranti in strada? Sì, se avete incontrato anche mogli, sorelle di questi ragazzi, oppure se incontrate solo uomini. Ma prevalentemente incontriamo... Cioè ci sono donne che entrano con la famiglia, con i figli... Prevalentemente incontriamo uomini, ragazzi e tantissimi minori non accompagnati. E dietro i minori non accompagnati c'è un mondo che, se comincio a parlarvi, apre degli scenari veramente raccapriccianti. Le donne le incontriamo, certo, quando ci sono le famiglie che arrivano, soprattutto... l'anno scorso ne sono arrivate tante con bambini, ma le famiglie seguono dei corridoi diversi, perché ovviamente i bambini non possono attraversare i fiumi,
dove gli uomini di solito, cioè, possono anche annegare. Seguono dei corridoi diversi, quando arrivano a Trieste, come dire, hanno già un altro corridoio per proseguire verso il nord Europa, diciamo sono in altre mani, per cui noi stiamo un attimo, soprattutto quando ci sono bambini, stiamo un attimo a trovare le cose per i bambini. Io mi porto sempre nella borsa, ad esempio, le bolle, no? Le bolle di sapone per loro, che li, insomma, che è un momento proprio di sospensione. Però li vediamo arrivare, li vediamo andare. E vorrei dire che i più sfortunati sono i ragazzi. Sono i ragazzi perché, essendo uomini, a loro, come dire, è quasi scontato il sentimento: beh, sono ragazzi, sono forti, sono uomini, sono giovani, ce la fanno, no? Invece sono ragazzi magari partiti a 12 anni, a 10 anni, che si ritrovano a 16 anni in questa sconosciuta Trieste, che hanno il terrore negli occhi di essere deportati, perché le deportazioni sulla carta sono finite il 13 di gennaio qua a Trieste, sulla carta. Poi pare che non, per la legge non ci dovrebbero essere, però punto interrogativo. Questi ragazzi non hanno nulla, non hanno il conforto di un nucleo attorno a sé, non hanno assolutamente nulla, ed è il gesto più che mi costa di più alla sera, veramente, che mi costa di più alla sera, è voltare le spalle alla piazza e tornare a casa con il mio carrettino della cura. È un gesto semplice, basta voltare la schiena e si va via. Il gesto, per me, è il gesto più difficile, perché lascio lì un mondo di ragazzi che passeranno la notte in una topaia dove ci sono le pantegane, le pantegane, non i topi, le pantegane, quelli che mangiano i corpi, che di notte li assalgono, che passeranno la notte in una topaia, che cercheranno di prendere un treno, magari saranno fermati dalla polizia, e questo è terribile. Io vado a casa, ho una casa, è una fortuna avere una casa, ho un letto, e quando qua a Trieste soffia la bora, e il mio sentimento così di disagio veramente cresce ancora di più, perché quando fuori c'è la bora, e essere chiusi in casa ti dà un senso di grande riparo, e ti viene da dire: per fortuna che sono qua in casa, no? E invece a me crea ormai un disagio enorme, perché penso a loro che sono lì fuori, che non hanno nessun riparo. Luciana aveva chiesto di della città. Esatto, qualcosa avevi... Luciana, no? Sì, aveva chiesto Luciana. Sì. E poi c'è Anna Di Salvo che voleva intervenire. Esatto. Beh, la formazione di Linea d'Ombra è avvenuta da sé, nel senso che Lorena ed io abbiamo cominciato ad andare in piazza a un certo punto, dopo essere stati 14-15 volte in Bosnia, abbiamo pensato che era necessario anche occuparci dell'altro lato del confine, cioè di Trieste. E abbiamo cominciato così ad andare in piazza, che è la piazza della stazione, che è il luogo in cui necessariamente passano i migranti, perché tutti tentano di prendere il treno, poi magari non ci riescono, ma comunque tentano di prendere il treno. E io ho fatto alcune foto di Lorena col suo carrettino verde, che cominciava a curare i primi piedi, e questo ha funzionato, mettendolo in internet, in Facebook, e hanno cominciato a venire altre persone di Trieste, e così si è formata Linea d'Ombra. In questo modo, insomma, all'inizio eravamo solo noi due, nel giro di, insomma, 2-3 mesi si è formato un gruppo di una ventina circa di attivisti, gli iscritti, diciamo, dal momento che Linea d'Ombra è una ODV, un'organizzazione di volontariato, cioè purtroppo ha una struttura giuridica, perché maneggiando del denaro
il denaro che riceviamo dalle donazioni, che è molto di più di quanto non immaginassimo all'inizio, siamo stati costretti a formare un'organizzazione di volontariato, che quindi è un'organizzazione che ha una valenza giuridica, ci deve essere un presidente, un vicepresidente, un direttivo, bisogna rendere conto con ricevuta elettronica di tutti i soldi che entrano e che escono, insomma c'è questa bardatura burocratico-giuridica che è molto pesante e a me dà molto fastidio, ma insomma è necessaria. Quindi gli iscritti sono molti di più, ma forse una sessantina, ma gli attivisti sono circa una ventina di persone, quelli che più o meno alternandosi si vedono in piazza tutti i giorni. Quindi è nata in maniera spontanea. Qualche volta ci sono anche degli scontri tra di noi, perché appunto essendo nata così per aggregazione immediata non sempre siamo d'accordo, c'è che una visione più politica, un'altra che una visione più umanitaria, però insomma va avanti e ormai è dal settembre del 2019 che appunto c'è questa attività costante, quotidiana. Sì, credo che Luciana dirà lei, ma credo che lei chiedesse anche di tornare su un tema che avevamo trattato prima, cioè dico, io avevo nominato l'ostilità di una larga parte, quella che voi mi raccontate, della, diciamo, dei cittadini e delle cittadine. Ah, sì. Ecco, questa è una nota dolorosa, che quando noi siamo in questa piazza ci sentiamo un po' come in un'isola nei confronti della città che scorre intorno, no? Intorno a questa grande aiuola centrale dove c'è il monumento appunto Elisabetta d'Austria, ci sono delle strade trafficatissime e noi siamo lì in mezzo intorno a della città che nell'assoluta maggioranza è o indifferente o ostile nei confronti. Chi oltre a Linea d'Ombra c'è una, come potrei dire, una sinistra sociale triestina che ci appoggia, che in alcuni momenti, quando c'è stata la mia denuncia o in un altro momento in ottobre dell'anno scorso, che c'è stata una manifestazione fascista, guarda caso proprio lì in questa piazza dove non si fanno mai manifestazioni perché non è fisicamente adatta, è venuta a darci una mano e sono stati tra l'altro anche degli scontri, ma però la stragrande maggioranza della città di Trieste è indifferente ed ostile. Devo dire che Trieste è una città di destra, c'è poco da dire. Trieste è una città particolare, particolarissima. È una città che è dal 2018, cioè dal 1918, scusate, da quando è entrata. Anzitutto Trieste è stata inventata dall'Austria. Trieste come città grande è nata come porto asburgico. Quando è entrata in Italia è diventata un'altra cosa, è diventata una città fascista, una città razzista, poi c'è stata la guerra, c'è stata tutta la problematica atroce della guerra con insorgenti jugoslavi che poi hanno formato la Repubblica Federativa Socialista Jugoslava. Tuttora c'è, insomma, Trieste non ha mai elaborato culturalmente la sua problematica di città come era multietnica. Tuttora ci sono circa 30.000 persone, cittadini italiani, ma di lingua e cultura slovene. Non ha mai elaborato la sua condizione multietnica, la sua condizione di città sdraiata o premuta contro il confine. È una città piena di nostalgia, piena di rabbia, piena di ambivalenza. Da una parte c'è una nostalgia per i tempi dell'Austria, dall'altro recentemente ci hanno fatto un monumento ad Annunzio, nella città in cui Mussolini nel 38 ha lanciato le leggi razziali. Quindi è una città, io toglierei lei a Trieste, direi una città triste, Trieste. Anna Di Sacco. No. Sì, io da Catania posso dire che anche Catania è una città abbastanza razzista e abbastanza triste. Sente molto male, Anna, puoi fare qualcosa? La disponibilità ad esserci. Non lo so. Perché il microfono ce l'ho libero. E non si sente, si sentono smozziconi di parole. Non hai, puoi far qualcosa? Adesso? Come va adesso? Meglio. C'era la televisione. C'era la televisione accesa. Vai, vai, va bene.
Va bene, il caso che è accaduto a Gianandrea, no? Essere accusato anche di fare delle speculazioni, diciamo, finanziarie per l'immigrazione illegale, eccetera, eccetera, mi fa pensare al nostro procuratore catanese Zuccaro, che per primo è stato quello che ha cominciato a instillare il dubbio sul ruolo, speculavano sui migranti, eccetera, finché poi hanno, qui a Catania, insomma, abbiamo proprio assistito al sequestro della Sea-Watch e di tantissime altre navi, delle ONG. Quindi questa è stata una strategia per impedire in buona parte l'accoglienza e il soccorso, soprattutto in mare, dei migranti. Penso ad oggi che c'è tutto flusso verso... Si sente molto male, molto male. Si sente di nuovo malissimo. Ci sono moltissimi morti anche in questi giorni. Adesso non c'è più niente acceso. Mi dispiace, non lo so come posso fare. Sembra posso che vada meglio. Spostare tanto. Niente, dicevo che oggi mi ha colpito il fatto che una barca autonoma che arrivava dalla Tunisia con donne e uomini è stata quasi speronata da una petroliera, per cui l'onda, diciamo, di rimando è stata così alta, così forte, che le donne di questa barca sono state reduci del loro mondo. Non si sente, Anna. Ebbene, niente. Anna, è meglio che purtroppo devi concludere. Ho tante non cose veramente molto importanti. Peccato. Peccato, non si sente sì. La linea. Prova a vedere se lo sistemi, riprendi la parola. Io parlo con lo smartphone, quindi che devo sistemare? Mi posso solo spostare? Mi sono spostata. E spegni la videocamera, anche l'altra cosa che puoi fare, che guadagni un po' di banda. Sì. E comunque adesso prova a intervenire tu, Mario, e poi semmai Anna riprende dopo. Grazie, volevo ringraziare anche Gianandrea e Lorena. E vorrei dire una cosa che sta accanto a quello che stiamo osservando adesso, quello che ci stiamo dicendo, ma lo dico solo come segnalazione, partendo dall'affermazione della verità, dell'esperienza di cui, della verità che hanno incontrato nella loro esperienza Lorena e Gianandrea, diciamo, riprendendo le parole esatte di Lorena, che ha detto che vede in questi incontri con questi ragazzi, con questi uomini, vede, diciamo, nella felicità dell'altro, diciamo, la ragione del proprio essere lì, insomma. E questo è, diciamo, il segno di una trasformazione profonda. Ma volevo chiedere a Gianandrea, perché anche la tua esperienza, diciamo, a questo riguardo di una trasformazione profonda è stata molto toccante per me, che hai detto che alla tua età hai capito cos'è la politica. Ecco, io mi ritrovo molto nel tuo discorso, soprattutto quando, non nel tuo discorso, nella tua pratica, soprattutto quando parli della difficoltà a stare vicino ai corpi, a toccarli, a toccare i piedi, no? Perché hai usato questa, diciamo, parola che storicamente c'è una differenza, c'è questa differenza fra donne e uomini. Ecco, quello che vorrei segnalare è questa, diciamo, grande guadagno che anche come uomini possiamo, al quale possiamo aprirci anche come uomini, cambiando profondamente, e
perché senza questa, diciamo, radicalità di tirare fuori un desiderio di vita, difficilmente ci presteremo socialmente a un cambiamento. E la parte maschile della società, gli uomini, diciamo, fanno più resistenza a questo tipo di trasformazione. Ecco. Volevo, ecco, segnalare questa cosa come, diciamo, una via che per noi come uomini resta, diciamo, da percorrere, tutta da inventare, e credo che il tuo riconoscere, diciamo, in Lorena una maestra non sia tanto, diciamo, da un punto di vista pedagogico, ma che sia, diciamo, un fatto esistenziale, cioè che è la capacità di ospitare l'altro, cioè che noi uomini dobbiamo imparare dalle pratiche delle donne, dobbiamo imparare dalle pratiche femministe. E questo è, diciamo, la sottolineatura che vorrei fare e quel filo di lavoro che vorrei portarmi avanti per quello che posso pensare di poter fare io, diciamo, di dare un contributo a una trasformazione di me stesso e della società, cioè mettendo in campo questa consapevolezza maschile della necessità di un cambiamento profondo, ma anche, diciamo, di questa ricollegarsi, di questo legame più profondo con la vita e col desiderio di vivere. Sì, anche mi viene da dire, non voglio interpretare te, però, diciamo, con la fragilità, con la vulnerabilità, con, ecco, tutte queste dimensioni, no? Mm-hmm. Di una relazione che passa attraverso il corpo e anche le sue difficoltà. Anna, vuoi riprovare? Devi smutarti. Sì, sì, ho liberato. Come mi sentite? È abbastanza bene. Sembra bene per iniziare. Sì, ecco, sì. Si vede male, dicevo, in realtà. Va bene. Ma non importa, basta sentire. Tutto non si può avere. No, ma magari lo spengo il video, sembra meglio. Comunque, da quando hanno chiuso il CARA di Mineo, il CARA di Mineo, il villaggio degli aranci, era l'hotspot, ma più che altro era un grande campo qui in Sicilia, dove sono stati ospitati fino a 15.000 migranti, insomma un numero esagerato. Noi della Città Felice ci siamo battute perché sapevamo che dentro questo campo le donne subsahariane, ma anche, diciamo, del Nord Africa, erano costrette a prostituirsi sia dentro il campo che fuori, diciamo, nelle strade limitrofe di campagna. E una cosa per la quale abbiamo poi conflitto molto con gli uomini anche di associazioni di sinistra, diciamo, magari la rete antirazzista, ma non solo, anche uomini che si propongono come gli intellettuali che lavorano molto alla questione dei migranti, non avevano colto la tragicità di questo aspetto. E quindi già questo era stato un punto di frizione, di conflitto con gli uomini. Ebbene, poi il campo l'hanno chiuso, però in genere nei campi accade questo e sappiamo che poi non c'è una sensibilità forte, magari da parte degli uomini, per esempio, e delle amiche della carovana migranti con cui abbiamo fatto spesso degli incontri, abbiamo fatto anche dei percorsi insieme quando loro sono venuti in Sicilia. Però questo è un aspetto che, per esempio, non viene contemplato. Ora noi, insieme a tantissime altre realtà, anche femministe, eccetera, come Città Vicine ci siamo recate, forse lo sapete, dal 2011 a Lampedusa, quando si verificò una situazione analoga a quella odierna. Adesso Lampedusa non è in grado di poter ospitare tutti i migranti che sono giunti in questi giorni.
E lì abbiamo fatto un bel lavoro anche insieme agli abitanti di Lampedusa, per poi trasferirci invece a Riace, dove c'è stata questa esperienza del sindaco Lucano di Riace. Ne ha parlato moltissimo Franco Fortunato, perché lei diciamo, ha il polso su quanto avviene in Calabria, e sono state esperienze meravigliose, anche se dolorose in buona parte, però sono tutte esperienze che si sono un po' concluse, e questo ci dispiace molto. Anche a Catania, quando il CARA, il villaggio degli aranci di Mineo, era funzionante, avevamo l'occasione di incontrarci con donne e uomini migranti, anche solo per accompagnarli alla stazione, fare in modo che partissero in un modo un po' più sereno, davamo loro un po' di soldini, un po' di cibo, dei vestiti. E sono queste, diciamo così, situazioni che riconosco nell'esperienza molto più forte, più drammatica di Lorena e Gianandrea, che hanno appunto un altro tipo di pratica, perché noi, questo che stanno attraversando loro, questa cura dei corpi, tutte le cose bellissime che avete detto, è inutile che le ripeto, non le abbiamo attraversate. E quello che voglio dire è che questa nostra ministra Lamorgese, o appunto la Ursula e altre, come dice Gianandrea, insomma, portano avanti un atteggiamento ipocrita e falso, e mi dispiace molto, perché poi soprattutto la Ursula von der Leyen l'abbiamo lodata per la sua autorità che esercita, e tante altre questioni che ci sono sembrate positive, però per quanto riguarda la questione dei migranti, andrebbe veramente smantellato il loro castello di bugie, perché noi sappiamo benissimo quanti soldi danno ad Erdogan per trattenere i migranti e le migranti in Turchia e non farle andare verso la Grecia, e non sappiamo poi come questi migranti in parte nei campi o in altri luoghi vengono proprio eliminati fisicamente. Così come l'Italia dà moltissimi soldi a quel carrozzone che non si capisce come funziona, della Libia, per massacrare i migranti nelle loro prigioni, per violentare tutto quello che sappiamo, e poi farli morire in mezzo al mare con la, diciamo, la finzione che la Guardia Costiera libica li dovrebbe salvare, invece uno non li salva, due li riporta nelle prigioni libiche, eccetera, dove stanno anni e anni e anni. E niente, cosa dire, dobbiamo lottare contro questi aspetti qui. Certo, una politica di donne, come ha detto chi ha parlato prima di me, che si imponga con le proprie pratiche, con il proprio pensiero, ci vuole in questo momento, in forma ancora, diciamo, più forte, più significativa, perché potremmo benissimo prendere spunto dalle belle cose che ci ha detto oggi Lorena, che ci ha detto Gianandrea, anche se poi praticamente, diciamo, non abbiamo proprio la condizione di portare avanti un tipo di pratica simile alla loro, ma i contenuti senza dubbio li possiamo assumere e fare nostri. E mi è piaciuto molto questo incontro, e io proporrei veramente di pensarci sopra e magari scrivere e portare avanti un'azione. Anche Silvia, mi è fatto tanto piacere vederti e ritrovarmi con te in questo. Voglio dire anche che anch'io sono rimasta indignatissima in autunno quando si è venuta a creare questa fantomatica rete della società del cura, che si è appropriata in mano a noi, e ATTAC, che è stata appunto la promotrice di questa iniziativa, non ci ha pensato due volte
a portare in giro questa iniziativa politica che non dava nessuna restituzione alle donne, a noi, al nostro pensiero, a questo discorso della cura al quale ci dedichiamo da oltre 30 anni e sicuramente ancora di più. Grazie. Vabbè, Anna, prendo grazie. Adesso prima di passare a Stefano, subito, no, giusto per commentare come mi viene spontaneo queste ultime cose dette da Anna. Sì, certo, anch'io. Mi sono però, non riesco però, insomma, nello stesso tempo a non chiedermi, domanda formulata un po' retorica, se non c'è anche un problema di quella che noi chiamiamo autorità nostra in queste dinamiche, no? Perché alla fine, per quel che ne so, io non ho, diciamo, partecipato personalmente, anche perché ho maturato da un po' di anni una certa idiosincrasia per certi contesti, però diciamo è stato appunto un pensiero e anche un contributo di esempi, di pratiche, come dici tu, portato da donne, che poi però non si è stati capaci di, su cui non si è state capaci di tenere il punto in qualche modo, mi chiedo io, no? Perché poi appunto c'è questa assunzione, o come piace dire a loro, sussunzione, ecco, delle cose altrui, che per carità sarebbe bellissimo condividere, ecco, però senza questa solita vecchia storia della cancellazione, di una reinterpretazione che mi sconosce, neutralizza, eccetera, eccetera. Quindi credo che ci siano anche delle domande per noi, ecco, in queste cose che ancora, rispetto a queste cose che ancora riescono a succedere quando siamo lì in presenza, per chi c'è. Ecco. Stefano. Silvia, dopo Stefano, che non vedo ancora, c'è Cettina e poi chiudiamo, però facciamo una. No, volevo solo dire che la società della cura, alla quale agli inizi, diciamo, sono stata molto attenta nel suo costituirsi e formarsi, ha elaborato un documento iniziale scritto tutto con gli asterischi, quindi già questo voleva dire che bene. Non c'era proprio nessuna cura. Ecco. È proprio leggendo quello che ho deciso che non sarei, che non mi avrebbero avuta. Andiamo avanti con Stefano, se vuole intervenire, e con Cettina. Sì, io diciamo volevo dire qualcosa sul Ponte dei Corpi, che mi ha molto colpito, diciamo, come idea e come pratica, e mi ha ricondotta anche a questa cosa delle madri di un altro mondo, che sono le madri che lasciano partire, diciamo, questi figli per un mondo migliore, no? Magari accontentano il desiderio di questi ad andare a cercare un mondo migliore, e pensavo al fatto, appunto, quando gli si chiede ti metti in gioco te stesso, vai per il mondo, ma esattamente cosa cerchi? Un luogo dove sei rispettato, quindi in verità cerchi casa, il luogo dove, diciamo, c'è l'origine e al quale si vuole tornare, dove sentirsi rispettato. Questa cosa del ponte mi ha ricordato un articolo che ho letto tempo fa di una madre che ha perso il figlio in mare, nel Mediterraneo, e lei da allora gira per tutti i villaggi dell'Africa a portare la notizia che quel mondo europeo dove questi ragazzi vogliono andare è un'illusione. E la sua pratica è anche, diciamo, questa, appunto, di informare sulla realtà, e sul fatto che poi casa è laddove tu, appunto, sei rispettato e la puoi costruire ovunque, partendo da già dove si è. E l'economia che governa questo mondo logicamente non ha interesse a dare la serenità di poter costruire questa casa. E poi una cosa che mi ha colpito, appunto, questa pratica del lavaggio dei piedi, è la pratica del Giovedì Santo.
ed è la messa in cena Domini. Per i cristiani vuol dire fare memoria dell'amore che Gesù ha per i suoi discepoli. E un po' io rivedo questo atteggiamento che è molto diffuso in Europa, no? Però non riesce appunto ad, che poi vuol dire anche ospitalità, insomma, che però in Europa non riesce a essere anche istituzionalizzato. Le istituzioni appunto disumanizzano. E questa pratica noi la viviamo tutti i giorni, per esempio negli uffici dove stiamo a contatto con gli immigrati, però dall'altro lato li abbiamo anche come vicini di casa. Io abito in un quartiere di Catania dove è molto presente, questa, diciamo, è molto diffusa la presenza di uomini e donne che vengono da questi paesi appunto di un altro mondo, che in qualche modo fanno fatica, come anche noi facciamo fatica a stare a questo rapporto, a questo gioco desoggettivizzante e anche disumano. E proprio allora la cosa qual è? Quella di riuscire a costruire casa. Ecco, tutto qua volevo dire. Vorrei prima di chiudere, come dicevi Laura, certamente ci stiamo avvicinando alla fine delle due ore che avevamo previsto, però sapere se Lorena e Gianandrea vogliono aggiungere qualcosa prima di salutarci, anche sulla scorta di, insomma, di questi spunti di riflessione che sono emersi. Anche rispondendo un po' a Mario Gritti, una cosa che ho imparato in questo tipo di esperienza è a partire dalla debolezza invece che dalla forza. Mentre nell'esperienza politica, diciamo così, per me tradizionale, che però non rinnego, si partiva dalla forza, dalla lotta, la classe operaia, il pugno alzato. Qui in questo tipo di esperienza mi sono trovato invece immerso in una situazione appunto in cui quello che colpiva, quello che c'era, era una debolezza. Corpi malati, feriti e umiliati da una parte, dall'altra parte la mia confusione, la mia debolezza, la mia incapacità di far fronte alle richieste che mi venivano fatte. Poi ho capito che questa debolezza mi era la porta per entrare in una dimensione più radicale, più profonda della condizione umana e quindi della politica, se con politica non intendiamo un'attività particolare, ma intendiamo l'attività di convivenza e di trasformazione della convivenza in forme più degne di sempre, quotidiana, che si deve fare in qualunque momento, oltre che in momenti particolari in cui certo ci può essere, ci deve essere anche la lotta, la contrapposizione. Ma la debolezza, la fragilità, la confusione sono appunto delle esperienze emotive che poi anche possono dare luogo ad un pensiero, che vanno elaborate, che ti mettono in una dimensione profonda della condizione umana che non puoi trascurare, che non puoi rimuovere. È uno dei limiti della politica di prima, chiamiamola politica di prima e la politica di dopo, per usare così un po' delle distinzioni, che il fatto che la politica tradizionale cui era abituato, diciamo la politica della forza, trascurava, diventava poi una grave sua debolezza, perché rimaneva sempre parziale rispetto alla condizione umana e quindi anche la possibilità di cambiare questa condizione. Mentre calandoci, diciamo, nelle grotte della fragilità, della paura, dell'incertezza, riesce a raggiungere degli strati di esperienza che non puoi trascurare, e questi strati riguardano
quello che io vorrei chiamare la permanente condizione infantile dell'essere umano, cioè che l'infanzia non è una fase della vita che viene superata. Certo, è anche questa, ovviamente, però nello stesso tempo l'esperienza di debolezza, di bisogno di riconoscimento, di bisogno dell'altro, di bisogno d'amore, rimane qualcosa di profondo in ogni essere umano, che non, è quel grido di cui parlava Simone Weil, no? Perché mi si fa questo? Che non può essere trascurato se vuoi veramente muoverti verso una condizione relazionale, una condizione sociale, quindi di libertà, di amore, di solidarietà, di rapporto uguale nella differenza delle persone. Grazie, Gian Andrea. Lorena? No, non avrei altro da aggiungere, grazie. Grazie a tutti, a tutte. Bene, se, allora possiamo salutarci. Spero che sia stato interessante e stimolante per tutte e tutti. E noi ci rincontriamo, Gian Andrea e Lorena, penso sabato. E buona serata, grazie per essere stati qua. Grazie a voi, grazie. Saluto a tutti. Andrea, Lorena, grazie. Ciao, grazie. Siamo